ringrazio che siete venuti qua a questo incontro con i candidati per la zona, municipio, municipalità, nuova realtà che viene creata. Da questa parte vedete tutti i rappresentanti del Comitato per la Sicurezza, ed è un momento in cui sarà interessante confrontarsi su quelli che possono essere i futuri programmi. Noi siamo una realtà in questa zona che è un'attività produttiva e ci teniamo particolarmente che si sviluppi una sensibilità forte anche sulla sicurezza, perché quelli che sono i nostri clienti, abbiamo proprio avvertito nel passato che soffrivano di questa mancanza di sicurezza, di questo degrado che si sta sviluppando sul territorio, che non è ancora un degrado, ma è una tendenza che i presenti vogliono contrastare. Quindi si è costituito questo comitato grazie all'impegno di questi rappresentanti che sono qui al tavolo, e quindi questo confronto è importantissimo per capire nei prossimi anni, nei prossimi brevi anni, cosa si può attivare sul territorio. Pino ha già individuato una serie di tematiche su cui concentrare e non disperderci sulle varie proposte, quindi passerei un po' ai temi, no, che ci stanno a cuore. Vi ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione e do la parola a Pino Castro, il papà del comitato, il babbo del comitato. Io vi ringrazio tutti di essere venuti, non mi aspettavano questa partecipazione. Ringrazio il dottor Ghiraldi che ha aperto i lavori, perché il dottor Ghiraldi è un po' il nostro mecenate. Io lo devo dire a tutti, lo devo dire. Ah, siamo una realtà che qua è una realtà, oltre ad essere una realtà produttiva all'interno del quartiere, è anche un abitante del quartiere, e l'idea di costituire questo comitato quando arrivò ci diede la forza di andare avanti. Non sapevamo dove andare, cosa fare, e disse: vi ospito io. fino a quando non diventate maggiorenni, grandi, eccetera eccetera, questa sede è a nostra disposizione, e quindi voglio ringraziarlo davanti a tutti perché ci dà la possibilità di camminare, ci dà la possibilità di essere. Questo incontro con voi è molto importante, mi riferisco ai candidati presidenti, è molto importante perché a dire adesso alcune cose proprio sotto la campagna elettorale, credo che successivamente, per un problema di serietà anche personale, le cose che si dicono adesso non devono essere cose tanto da campagna elettorale, le dico tanto per dire, per prendere qualche voto in più. Non so se qui si sposteranno dei voti, però comunque credo che è molto importante che voi, le cose che direte voi, perché poi domani chiunque sarà il presidente, noi ci confronteremo e diremo: quella sera mi hai detto così, adesso cambi idea. E quindi preferisco stasera che si dite no, non si può fare, e non che va bene, va tutto bene, madame la marchesa, come si dice. Salve a tutti, sono Benvenere Michele e sono candidato per il Movimento 5 Stelle. Sono degli attivisti di questa zona, a Vedova di Angheria. Il nostro gruppo si ritrova circa una settimana con i cittadini che vogliono imparare dei problemi che ci sono nella zona. In particolare da noi sono anche passati, per esempio, problemi alcuni membri di altri comitati, per cui di Via Salomone per esempio, e altre persone che abbiano in questa zona vedevano, notavano problematiche varie. Mi chiamo Paolo Bassi, sono candidato per la coalizione di centrodestra, i 5 partiti che sostengono Stefano Parisi, e ho una discreta esperienza alle spalle in consiglio di zona, dove
fatto un po' di tutto negli ultimi anni, tra cui anche il vicepresidente durante l'ultima amministrazione di centrodestra 5 anni fa. Loredana Bugatti, attuale presidente del Consiglio di zona dal 2011, ricandidata come presidente di municipio per la coalizione di centrosinistra che sostiene Beppe Sala sindaco. In questi anni ho avuto in prima persona la delega alla sicurezza. Quello che posso dire è che se saremo rieletti noi sicuramente continuerò a tenere questa delega in prima persona. Mi chiamo Draghi Fabrizio, sono candidato per la lista Milano Comune che sostiene Casilio Rizzo come candidato sindaco, sono un consigliere uscente, ho fatto 5 anni di esperienza, la mia prima esperienza in consiglio di zona, abito via Lungheria, anche se forse dalla parte opposta dove abita il collega di 5 Stelle. Ringrazio intanto dell'invito e sono qua come tutti gli altri a rispondere alle domande, per cui immagino che siate anche voi come dire, pronti a farci le domande, per cui presentazione brevissima. Vabbè, io procederei in questo modo. Io informo tutti che ho inviato ai candidati presidente le domande che sto per fare, quindi tutti i presidenti le conoscono. In modo che le risposte siano risposte rapidissime, dandovi poi la possibilità magari dopo le 5 domande di, se volete, allargare un po' il vostro intervento su politiche più generali che intendete fare. Il passaggio da zona 4 a municipio 4 non è solo un fatto nominalistico. Alcune competenze, come ad esempio la gestione del territorio, passa dal comune al municipio. Il nostro comitato giudica questo positivamente, in quanto pensa che potrà essere possibile sottoporre direttamente al presidente del municipio problemi relativi alla sicurezza e alla vivibilità che vengono evidenziati dai cittadini del quartiere. Questa è la premessa, la domanda. Credo che sia la più importante. Che tipo di rapporto intendete avere con il nostro comitato? Come ho detto, rappresentativo dei residenti del quartiere Forlanini, che ritiene il comitato di essere un interlocutore sociale e che intende confrontarsi con voi per individuare strumenti anche preventivi per il miglioramento della sicurezza, della legalità e della vivibilità del quartiere. Come 5 Stelle noi riconosciamo il ruolo dei comitati e di tutti quei, diciamo, quei momenti di ritrovo dei cittadini che attivamente e consapevolmente, per il bene della zona, della via, del posto in cui abitano, ravvedono un problema, come voi per esempio l'avete visto, no? Può essere la delinquenza, può essere qualsiasi cosa, anche la più banale, no? Però se c'è un vero problema, il cittadino se ne accorge e si radura per dibattere, è bene che qualcuno lo ascolti. Secondo me 5 Stelle nasceva in questo senso. Quindi i comitati, come il vostro, fanno un ottimo lavoro, è giusto consultarli, verificare con i loro piani di risoluzione e cercare di mettere in pratica con i vari, diciamo, con i propri staff. E noi quello che facciamo con gli attivisti sono proprio cittadini che vivono in un quartiere come il nostro, nella zona. C'è un problema che magari dal basso, per farlo sentire, come si fa? Bisogna prima ci si ritrova, poi se c'è un certo numero di persone, quindi è un problema evidente che sarebbe meglio metterlo a posto, lo si trova e lo si porta alla discussione da noi in riunione al momento. Io faccio un passo indietro sulla premessa. Io penso che sia opinione condivisa da ciascuno di noi che il passaggio da zona a municipio fosse una riforma auspicabile e auspicata. Del resto tutti quelli che si sono impegnati nella parte decentrata del Comune di Milano non possono che vedere di buon occhio e auspicare un cambiamento di questo tipo. Bisogna però essere onesti nell'affrontare la questione. Allo stato attuale è cambiato solo il nome. Siamo di fronte a una scatola completamente vuota, che deve essere riempita.
Certo, c'è l'elezione diretta che dà più lustro alla funzione, alla carica del presidente, ma allo stato attuale noi andiamo a eleggere un'istituzione, un organo i cui poteri sono effettivi, qualcosa di assolutamente aleatorio, perché c'è un bel regolamento che se però non viene riempito di denaro, soldi e di personale, rimarrà lettera morta e il futuro ormai prossimo municipio 4 di Milano somiglierà tremendamente al vecchio consiglio di zona 4 con tutti i deficit del caso. Questo è secondo me un punto fermo incontrovertibile da segnare. E quindi sicuramente il prossimo mandato sarà un mandato da un lato affascinante, perché si inizia un percorso nuovo, ovviamente, dall'altro difficile, rischioso, anche perché sul tema del decentramento, appunto, anche nel recentissimo passato si erano spese un po' troppe promesse che poi sono rimaste tali, no? Tant'è che addirittura abbiamo avuto per qualche anno un assessore che poi addirittura è stato tolto dall'amministrazione uscente per arrivare per l'appunto a una riforma fatta l'ultimo consiglio comunale utile del mandato amministrativo, quindi nell'arco di 5 anni si è arrivato all'ultima seduta del consiglio comunale. Ciò detto, e questa era la promessa, rispondo e penso anche in questo caso di non dire nulla di molto diverso da chi mi ha preceduto e da chi seguirà, sul fatto che chiaramente il ruolo della cittadinanza attiva verrà presa non solo in considerazione, ma sarà parte integrante dell'amministrazione del municipio se vincerà la coalizione che rappresento. Tant'è che l'abbiamo messo come uno dei punti principali del programma elettorale e non soltanto di quello del nostro municipio, ma fa parte ed è un punto centrale anche del programma di Stefano Parisi. Sotto questo profilo c'è una grossa comunanza di vedute e di idee, e chiudo appunto trasferendomi la mia soddisfazione nel fatto che su determinate tematiche, soprattutto su determinate tematiche, con il nostro candidato sindaco abbiamo davvero una grande armonia, e io ho accettato anche di rappresentare la coalizione in questa sfida elettorale anche per quello, perché chiaramente in un'ipotesi ovviamente auspicata dal sottoscritto di vittoria, poi ho la consapevolezza che le cose si devono fare, quindi come diceva giustamente il presidente, non è che si possono sparare grandi promesse per poi essere magari smentiti tra pochi mesi, no? E quindi su determinate questioni con Stefano Parisi ci siamo messi proprio lui e i 9 candidati presidente dei municipi intorno a un tavolo senza nessuno vicino a fare 4 chiacchiere, a insomma guardarsi negli occhi vis-à-vis e mettere determinati puntini su lei. Quindi la partecipazione è un punto centrale. Noi la intendiamo però in una maniera molto chiara, non consultazione, semplice consultazione. Chi viene eletto, chi le istituzioni hanno l'onere e l'onore di rappresentare i cittadini e di prendere le scelte. Quindi sono le istituzioni che devono decidere le cose da fare. Per come intendiamo noi la partecipazione, la partecipazione deve avvenire prima che si arrivi a prendere una decisione, non purtroppo come è avvenuto troppo spesso nel recente passato, che vengono prese decisioni e poi si consulta la popolazione, la cittadinanza per trovare un accomodamento a posteriori. No, la consultazione e la partecipazione avviene prima, che si confronta il più possibile. Ovviamente si cerca di raggiungere un equilibrio, una mediazione, trovarsi il più possibile, e poi chiaramente chi deve prendere la decisione la prende. Non è concertazione,
è qualcosa di diverso, cioè non è che si deve prendere la decisione insieme, se ne parla, si cerca di sviscerare il più possibile la questione, oggetto del dibattere, si assumono i suggerimenti, le critiche, e poi chi deve decidere decide. Per quanto riguarda la premessa del collega sul discorso dei municipi, concordo assolutamente che sono da costruire i municipi, è una cosa che ci siamo detti tutti, perché è stato già un grande lavoro arrivare a farli nascere, sappiamo tutto l'impegno che ci è voluto da parte del decentramento, proprio come impegno per riuscire a vincere questa sfida che non era per nulla certa, nonostante fosse nei nostri programmi, perché sappiamo che ci sono grosse resistenze a livello centrale, soprattutto amministrativo. Adesso chi arriverà avrà l'arduo compito di prendere quello che è stato costruito sulla carta e renderlo vero, e questo dipenderà sia da chi governerà nei municipi sia da chi governerà la città, ovviamente, perché la volontà ci vorrà da tutti. Sicuramente uno strumento importante che è stato posto perché ci sia un vero controllo costante sull'evoluzione dei municipi è l'osservatorio dei municipi, che prevede la partecipazione dei 9 presidenti di municipi con i dirigenti del comune, quindi il direttore generale e altri dirigenti da lui indicati, dove passo passo, le riunioni sono previste ogni 3-4 mesi, si procede nel realizzare davvero l'autonomia del municipio. Questa è una cosa fondamentale, quindi sì, è una sfida che avrà chi di noi governerà questa, renderla reale, anche perché altrimenti sarà un vero fallimento per tutti, compresa la città metropolitana, perché se falliscono i municipi fallisce anche la città metropolitana. Per quanto riguarda invece il discorso del rapporto col vostro comitato e di come lo riconosceremo se verremo eletti noi della coalizione che io rappresento, ovviamente il rapporto sarà assolutamente come è stato in questi anni. Io personalmente, seguendo la sicurezza, ho avuto rapporti diretti con tutti i comitati che seguono questi temi, alcuni li ho anche un po' affiancati nella nascita, e devo dire che il vostro è uno dei più preziosi perché è quello nato più di recente, ma è quello che davvero conta tante persone che vogliono esserci, vogliono partecipare e vogliono contare, perché in zona 4 comitati ne abbiamo tanti, ma purtroppo spesso si riducono alla fine davvero a persone che si contano sulle dita di due mani e che si ritrovano molto sole in quello che rappresentano, perché non riescono ad avere dietro chi vive nei loro quartieri. Invece voi so che avete un bel seguito, voi stessi siete in tanti a partecipare ad esserci, quindi è importante. Il mio concetto, come avete sperimentato direttamente in questi anni, è quello sul tema della sicurezza, della condivisione assoluta. Cioè, l'istituzione su temi che sono più vicini a chi vive il territorio, dal mio punto di vista, non deve essere un puro tramite, non può essere chi raccoglie le segnalazioni e le gira poi sollecitando, ma deve essere assolutamente nei vostri confronti responsabile di quello che porta, che propone o che comunque raccoglie sul tema della sicurezza, a fianco di chi la sicurezza la pratica davvero nei suoi compiti, quindi con le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, con la Polizia Locale. Come sapete, è stata fatta la consulta della sicurezza, era un esperimento che in questi tre anni, 15 incontri, ha dato dei risultati a volte che possono sembrare non così concreti, perché sono stati nella sostanza un avvicinare davvero le forze dell'ordine ai cittadini. Quindi sì, si sono viste risposte su alcuni temi che sono stati proposti nella consulta, ad esempio in un quartiere c'era un tema di un bar che creava molti problemi, le forze dell'ordine lo sapevano ma non intervenivano in modo pesante perché non lo consideravano una priorità. Dopo il confronto diretto con i cittadini hanno verificato che invece per chi viveva era la priorità quel bar, nonostante ci fossero altri problemi.
Ecco, questo è uno dei primi scopi della consulta, far verificare direttamente chi vive tra i vari problemi che ci sono, cosa sente come priorità. Poi creare un rapporto diretto, quindi tra i comitati e le forze dell'ordine, anche indipendentemente dalle istituzioni, perché a volte ci sono temi e momenti in cui, se ci si può rivolgere come comitato direttamente o al commissariato o alla stazione dei carabinieri, può dare un risultato più veloce e immediato. E poi sicuramente anche un continuo rapporto tra chi gestisce il territorio e chi lo vive, oltre che le forze dell'ordine. Su questo, ovvio, la sicurezza è un tema che è più diretto su chi la sicurezza sul territorio la fa. Per noi la responsabilità è più quella della gestione, dell'evidenziare i problemi e dell'individuare quali possono essere le modalità per risolverli. Velocissimamente, anche perché per quanto riguarda il passaggio dalle zone ai municipi, condivido anch'io le critiche. Sono ottimista perché comunque ci si è dotati almeno di un regolamento, dobbiamo riempirlo. È chiaro che quello che farà la differenza sono i soldi e soprattutto il personale per poter essere effettivi. La domanda era diretta, la risposta diretta, è chiaro che tipo di interlocuzione si vuole avere nel caso io diventassi presidente del municipio. Di confronto, naturalmente, così come avviene quotidianamente con tutti i comitati esistenti nella zona, è stato citato il comitato Salomone, ce ne sono altri, la zona 4 è enorme, sono 180.000, 160.000 abitanti, quello che è, magari altri comitati sorgeranno, altri non moriranno, la partecipazione purtroppo non è sempre costante, c'è molto l'effetto delega, noi lo sappiamo. E per quanto riguarda appunto il confronto deve essere continuo, deve essere continuo, naturalmente non riguarda solo i comitati in quanto tale, se no espropriamo i cittadini della possibilità di parlare, di essere anche ricevuti singolarmente. Quindi quello che dico io, sia i comitati come fonte di espressione, come fonte anche di pressione giustamente per la difesa di alcuni di interessi nel senso positivo, non parlo di lobby, tanto per precisare, ma per quanto riguarda anche le istanze, le domande, le lamentele che vengono fatte dai singoli cittadini. È chiaro che non può essere l'istituzione municipio di zona l'unico interlocutore, ma l'unico interlocutore che può agire sinceramente sono le forze dell'ordine in collegato con altri. Quindi è chiaro che se i comitati si rivolgono direttamente alle forze dell'ordine, le forze dell'ordine mettono nella condizione i comitati di essere in interlocuzione con loro, questo velocizza i passaggi e alleggerisce anche tutta una serie di operazioni. Allora, la seconda domanda è: il comitato ha sottoscritto con la presidente uscente della zona 4, Loredana Bigatti, il documento costitutivo, più correttamente si chiama fondativo, che è l'osservatorio del quartiere Fondanini. Questo osservatorio doveva essere fatto fra zona, forze dell'ordine e comitato. Poi alla fine, dopo ringrazio pubblicamente la dottoressa Bigatti per esserci stati vicini in questa fase qui, le forze dell'ordine fecero un passo indietro e decisero per ordini superiori di non partecipare a questo osservatorio. Quindi la decisione fu, ringraziando il Pietro Tessavogliatti, che noi l'osservatorio lo manteniamo comunque in piedi, lo manteniamo e vediamo e definiamo i compiti. E fatto, poi magari ve lo leggerò, ve lo manderò, ma penso che sia stato fatto. Questo osservatorio che cosa farà? Dovrà studiare, quindi sottolineo, studiare e monitorare i fenomeni delinquenziali nel quartiere, individuare l'origine della percezione di insicurezza dei cittadini, che può essere non vera, oppure vera al massimo, e proporre eventuali soluzioni. Questo è il ruolo, in estrema sintesi, dell'osservatorio. Il comitato oggi, dopo l'osservatorio, ritiene anche indispensabile, come già fatto in altri quartieri, ad esempio Bonona, chiedere al prefetto la costituzione del tavolo della sicurezza per affrontare sul piano pratico tutti gli aspetti emergenziali che interessano la sicurezza e la vivibilità del quartiere, costituito
dalle forze dell'ordine, polizia locale, municipio 4 e comitato. Quindi la domanda, i due strumenti, osservatorio e tavolo della sicurezza, in quale misura ritenete utili questi strumenti? C'è la vostra disponibilità, quindi è una domanda diretta, c'è la vostra disponibilità a richiedere congiuntamente al comitato, assieme, il tavolo della sicurezza al prefetto? Allora, in realtà vorrei capire bene cosa si intende per osservatorio, quello che intendete voi, perché da quello che ho capito il metodo dell'inchiesta va benissimo, perché la percezione della sicurezza cambia, è soggettiva da persona a persona. Io sentivo l'intervento del dottor Gerosa che diceva la percezione della sicurezza è diminuita nel momento in cui, come sicurezza, come poter uscire, nel momento in cui non ci sono più le attività, non ci sono più le insegne accese, non c'è più l'illuminazione che funziona in un certo modo, eccetera, eccetera. Detto tra parentesi, non è solo un problema di Piazza Ovidio, ma è un problema enorme in via Ungheria, dove è al massimo questa cosa. Magari lì la percezione è diversa e quindi è ottimo lo strumento del monitoraggio, dell'inchiesta, eccetera, eccetera. Una volta che si hanno i dati, però è chiaro che poi bisogna valutarli e capire come incidere e fare delle proposte condivise, quindi non bisogna, a mio parere, calare poi delle proposte o delle soluzioni che non c'entrano niente, con il rischio magari di peggiorare. Abbiamo già visto in passato determinate soluzioni che non hanno portato a niente, anzi peggioravano, perché poi portavano naturalmente comunque a fare altre cose. Quindi io parlo della presenza dei soldati. I soldati in alcune zone non sono serviti a niente, perché i soldati non possono intervenire in questioni d'ordine pubblico, e tante volte ne abbiamo parlato, discusso, confrontato, possiamo usare anche il termine litigato, il consiglio di zona, col fatto che alcuni li richiedessero, ma abbiamo visto che non sono neanche un deterrente, perché le persone intanto andavano comunque a fare quello che devono fare, quindi a delinquere, anche a distanza di 100 metri dai soldati. Quindi questa è una soluzione che abbiamo sperimentato, che non va bene e che può darsi che dalle domande che si pongono ai cittadini viene percepita come invece sinonimo di insicurezza, perché non è detto che sia sempre un fenomeno di sicurezza. Quindi l'osservatorio, magari capire, comunque secondo me un modo, chiamatelo come volete, a me non interessa tanto, non interessa poi la sostanza, quello che si fa può andare bene. Il tavolo per la sicurezza io lo vedo un po' come un doppione, nel senso che già c'è la consulta della sicurezza, che è uno strumento che secondo me va bene a livello di municipio, che è itinerante, perché i problemi sono diversi da quartiere a quartiere, all'interno della zona. La consulta della sicurezza, mio parere positivo, ha funzionato in alcuni momenti, in altri momenti non ha funzionato di meno, ma tutto un insieme di variabili, in primis la partecipazione dei cittadini alle proposte che vengono fatte dai cittadini e le soluzioni prestate anche dalle forze dell'ordine. Quindi secondo me l'osservatorio va bene, il tavolo, così come l'avete definito voi, il tavolo della sicurezza, per porre come a Bonola, sicurezza in questo senso, se c'è proprio un'emergenza, a me sa tanto di comitato per l'emergenza dell'ordine repubblicano, tanto per dire una cosa, se esattamente dalla percezione degli abitanti esistono cose di questo genere, allora può essere uno strumento però prima di arrivarci, anche perché sennò creiamo tre doppioni, tre strumenti che si sovrappongono. Abbiamo detto che bisogna sburocratizzare, bisogna velocizzare il canale di informazione, la presa delle decisioni, tre comitati che si ritrovano, tre organismi che si ritrovano, appesantiscono. Quindi secondo me, ripeto, una cosa va bene l'osservatorio, io manterrei, questo è un consiglio che è una valutazione che ho fatto, ma mi sembra condivisa anche dalla Presidente attuale Bigatti, per quanto riguarda il tavolo della sicurezza, come riproposizione invece dell'esame, dell'incontro, soprattutto tra i cittadini e le forze dell'ordine. Forze dell'ordine con i cittadini parlano solo, intervengono nei momenti in cui succede qualcosa, non c'è uno sportello aperto o un URP come in tanti enti dove io posso andare lì, parlare, dire eccetera eccetera, senza tutta una serie di cose. Fare una premessa io adesso, ricollegandomi a quanto detto dal vostro Presidente sul discorso del rifiuto da parte delle forze dell'ordine di partecipare all'osservatorio, visto che gli incontri li abbiamo fatti sempre insieme per chiedere questa partecipazione, questa risposta, in realtà il rifiuto è stato nel dare i dati sull'andamento dei fatti criminali sul territorio per iscritto e con numeri precisi, perché da parte della prefettura non c'è la disponibilità a dare queste informazioni in modo diretto a nessuna istituzione, si devono aspettare le statistiche ufficiali che vengono
rilasciate sul sito del Ministero per annualmente, credo semestralmente. Quindi quello che ci è stato sempre detto è stato che informazioni precise e dettagliate sull'andamento dei crimini nel quartiere non potevano venire date, ci venivano date solo verbalmente indicazioni di percentuali. E qui mi ricollego al discorso della sicurezza reale percepita, andamento dei crimini reale o percepito. Sicuramente il vostro apporto è importante per arrivare a capire quante persone subiscono crimini o anche solo attentati crimini e non li denunciano, perché poi i dati che noi abbiamo di ritorno dalle forze dell'ordine sono le denunce effettive, quindi l'andamento che ci ritorna è su quanto viene denunciato, ma non sappiamo quanto viene denunciato, se corrisponde al reale o no, perché poi si sentono spesso persone dire: hanno tentato di rubarmi in casa ma non ho denunciato, o mi hanno anche rubato per strada, sui mezzi pubblici, ma non ho denunciato perché non serve a nulla. Quindi la cosa fondamentale credo che sia innanzitutto arrivare a riuscire ad avere un tale rapporto con le persone perché vadano a denunciare tutte, perché comunque la denuncia, anche se non porta a riavere i propri bene, però serve a capire l'andamento dei crimini sul territorio, quindi serve a capire queste ondate. Qualcuno prima ha nominato i box, il dottor Giarosa ha nominato i box attaccati o gli appartamenti, queste ondate di crimini che girano nella città e vanno veramente a ondate nei quartieri si riescono a identificare solo se ci sono le denunce, altrimenti poi c'è la percezione da parte delle forze dell'ordine di un quartiere che è più sotto attacco perché ha le denunce e uno che è meno sotto attacco perché non le ha, e quindi automaticamente viene un po' scoperto come controlli mentre ci si concentra su un altro. Quindi l'osservatorio sicuramente è un tema da portare avanti come rapporto per riuscire a far emergere tutte le reali situazioni che ci sono sul territorio e arrivare a confrontarle con gli andamenti che vengono restituiti dalle forze dell'ordine, possibilmente portando le persone a denunciare. Per quanto riguarda il tavolo della sicurezza, che da quello che ho capito è una cosa diversa dalla consulta come viene richiesto, perché la consulta è un momento di confronto periodico in un quartiere tra le forze dell'ordine e tutti i residenti. Se il tavolo della sicurezza che voi proponete è una cosa che richiama invece più il confronto periodico che viene fatto a livello prefettura col Comune di Milano, con gli enti coinvolti, quindi ALER, Regione, per valutare le situazioni della città e programmare gli interventi, condividere quali sono le criticità e programmare gli interventi, credo che il municipio, essendo una realtà nuova che dovrà avere comunque più peso anche nelle valutazioni e nelle decisioni che vengono prese per il suo territorio, deve impegnarsi per cercare di ottenere un luogo di questo tipo in cui il presidente di municipio, il suo delegato, si confronti con le forze dell'ordine sul territorio per capire quali sono le criticità del momento, anche derivandole dalla consulta, da quanto emerge dalla consulta o dalle segnalazioni dirette, e capire come programmare gli interventi o le attenzioni nei mesi successivi. Non conosco bene il tavolo della sicurezza di Bonola, come si muovesse, su cosa si concentrasse. Ho qualche dubbio sulla risposta positiva a un tavolo di questo genere in cui possano partecipare i rappresentanti dei comitati. Questo lo tengo come un mio dubbio personale proprio per le risposte che abbiamo avuto in questi anni dai prefetti che si sono succeduti e dalle forze dell'ordine. Ma comunque un tavolo di questo tipo, poi se si riescono a far partecipare anche i rappresentanti dei comitati, magari in momenti diversi, magari in un momento prima, come sono un po' le conferenze di servizio del comune, dove quando partecipano anche i comitati c'è un momento in cui ci si trova insieme per affrontare il tema e il momento in cui parlano solo i rappresentanti istituzionali per arrivare a tirare le fila. Ma credo che sia una cosa importante, perché comunque il municipio una voce in capitolo in più la dovrà avere,
E in questo dico che una cosa che chiederemo noi come municipio, che è scritta sulla carta, ma che chiederemo subito di applicare, sarà di avere presso il comando di zona un dirigente della polizia locale, perché uno dei problemi che abbiamo avuto tutti in questi anni è che la polizia locale in zona ha dei funzionari, che ha un commissario capo, che però rispondono a dei dirigenti centrali, quindi possono confrontarsi con i presidenti di zona, possono anche condividere, ma poi la parola finale sulle cose da fare l'hanno sempre i dirigenti centrali. È fondamentale che il municipio abbia un dirigente della polizia locale con cui il presidente può confrontarsi direttamente e condividere le decisioni più legate al territorio. Diciamo che quando magari si entra più nello specifico, poi iniziano a emergere anche delle diversità e differenze di vivaddio, altrimenti saremmo tutti candidati. Facciamo quindi per dire sugli strumenti, chiaramente anche se evidentemente il fine è condiviso, perché penso che nessuno di noi voglia una città più insicura dove la gente ha paura, su come arrivarci chiaramente ci sono delle visioni differenti. Noi ad esempio come forze di centrodestra abbiamo sempre non tanto criticato quanto ritenuto che lo strumento della consulta, così come è stato immaginato e realizzato dal centro-sinistra, non fosse lo strumento migliore. Così come, visto che sono stati citati, noi siamo favorevolissimi invece alla presenza dei militari e al pattugliamento misto della città. Anche perché, ed è un altro tema, un'altra questione che è emersa all'interno di questa domanda, il termine sicurezza percepita o insicurezza percepita, per meglio dire, è assolutamente controverso. Su questo ci siamo confrontati in maniera molto aspra in consiglio di zona. Ricordo proprio su una mia mozione che riportava degli stralci di uno studio del Viminale. Allora, personalmente io e in genere comunque l'area che rappresento ritiene che l'insicurezza percepita sia altrettanto seria, una questione altrettanto seria quanto l'insicurezza reale. Esattamente come un attacco di panico in una persona è una malattia da curare, esattamente come un disturbo di altro tipo. Perché fa star male, chi soffre di attacchi di panico pensa magari di avere un infarto piuttosto che non ce l'ha, ma i suoi sintomi e la sua sofferenza acuta è molto simile a quella di chi ha effettivamente quel problema. Allo stesso modo, se una persona ha paura a uscire la sera di casa o deve modificare le sue abitudini perché non si sente tranquilla e quindi di conseguenza ha una qualità della vita fortemente inferiore rispetto a quella che potrebbe avere, deve essere presa in serio ascolto, anche se la statistica piuttosto che altri indicatori sostengono qualcosa di differente. Qua entra in gioco l'utilità di cose come ad esempio l'osservatorio per come è stato delineato, perché la città, è già stato detto, e anche il nostro municipio ha una realtà ampia, variegata, anche geograficamente ampia e antropicamente ampia. Circa 170.000 abitanti sono un numero di abitanti più ampio di una provincia. La provincia di Parma ne ha di meno, fa provincia. No? È un territorio diversificato, diverso, con degli elementi sicuramente comuni magari a determinate fasce e altri no. Di conseguenza
tutti gli indicatori e le sentinelle che ci possono essere sono utilissime, perché trasmettono in tempo reale quello che magari determinati organi o istituzioni arrivano con più lentezza, proprio perché la città cambia di continuo. E esattamente, visto che ho fatto prima il paragone con una malattia, anche nei problemi legati alla sicurezza, ma non solo, è molto meglio riuscire a intervenire più celermente possibile, esattamente come quando uno ha una malattia, è meglio se viene curata all'inizio piuttosto che quando è già in fase avanzata. Quindi sicuramente l'osservatorio o gli osservatori, perché poi per l'appunto da quartiere a quartiere, da realtà a realtà, cambiano determinate cose, quindi può essere utile che ce ne sia anche più di uno. Sul discorso del tavolo invece bisogna evitare le duplicazioni o le triplicazioni. Esiste già a livello cittadino il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è qualcosa di similare, no? Quello che è un po' più in grande ovviamente, perché riguarda tutto il territorio metropolitano, però fondamentalmente è all'incirca quello che più in piccolo si vorrebbe realizzare. A quel tavolo partecipano sindaco, prefetto, questore, assessori delle varie istituzioni, eccetera, e una serie di soggetti che cambia anche a seconda del tipo di problema che è all'ordine del giorno. E quindi il rapporto che ci può essere e che ci deve essere tra, in questo caso, municipi e comune e amministrazione centrale, deve essere sufficientemente stretto affinché su partite importanti che riguardano in questo caso la sicurezza, il sindaco, l'assessore della sicurezza, coinvolga il presidente di municipio per portare direttamente sul tavolo del prefetto, in questo caso con tutta l'autorevolezza che il Comune di Milano ha in questo confronto costante che c'è con le forze dell'ordine, i problemi del territorio. Allora, per quanto riguarda l'osservatorio, come hanno detto tutti i precedenti, effettivamente un ultimo mezzo, no? Per capire cosa c'è dell'acqua. Quindi questo mezzo che il comitato ha messo in piedi e appunto monitora sotto gli aspetti quello che i cittadini del quartiere vivono, è importante. E penso che sia utile, è sempre utilizzato e dovrà continuare ad esistere. Per il tavolo della sicurezza invece, sentendo appunto anche i colleghi precedenti, no? Io non sono molto tecnico, però effettivamente se avevo una necessità provare a chiedere se questo tavolo possa essere istituito, nulla vieta la possibilità di chiederlo, no? Ma se una ridondanza o quant'altro potrebbe essere difficile ottenerlo. Nulla vieta, sentendo gli altri municipi, per esempio, nulla vieta, ma niente di sicuro garantito, che provarsi in piedi al municipio e vedere se anche in zona 4, appunto un municipio 4, grazie appunto a questa spinta del comitato, si può segare un tavolo a questo tavolo che voi chiedete, nulla vieta, provare una nuova. Niente, per fortuna bisogna di municipi, quindi la forza del municipio potrebbe aiutare a portare avanti questa cosa necessità. Questo è quanto. Vado alla terza domanda. Le prime due domande riguardavano il futuro, cioè i programmi, la politica, diciamo. Vediamo ora di affrontare il presente, ovvero le priorità. Le truffe e le rapine purtroppo continuano. Citiamo solo l'esempio eclatante della farmacia di Piazza Ovidio, rapinata due volte, come ci ha spiegato il dottore. Una volta non ci siano riusciti, la seconda volta sì. Appare quasi una vendetta, cioè nel senso, la prima volta non sono riusciti a rapinare, noi a quello lo dobbiamo colpire, no? Solo perché il dottore aveva reagito. Probabilmente se la prima volta portavano a casa tutto, probabilmente erano contenti, ma non erano così contenti, e comunque noi pensiamo, così, un dubbio, forse un monito per tutti, cioè nel senso che nessuno deve reagire
e bisogna sottoporsi alle rapine e basta? La cosa che ci dispiace è che degli esecutori di questi furti, di questi atti delinquenziali, non si sa assolutamente nulla. E questo noi lo riteniamo un problema. E dobbiamo discutere, discuteremo tanto. Il Comitato ritiene che si debba intervenire con più forza ed efficacia e quindi richiede una maggiore, più incisiva sorveglianza e pattugliamento delle forze dell'ordine e in particolare della polizia locale, ormai inesistente agli occhi dei cittadini. La domanda è: vi chiediamo che cosa ne pensate di questo stato di cose che stiamo vivendo nel quartiere? Quali iniziative avete in programma per fermare il possibile degrado a cui il quartiere è destinato se non si interviene efficacemente? Visto che non c'è una ricetta, nessuna bacchetta magica per domani abracadabra far scomparire le rapine, le aggressioni, i furti e tutti gli episodi di criminalità che purtroppo ci sono, secondo me, per scendere nel concreto e per prendere spunto anche dall'esempio che ci è venuto dalla testimonianza che ci è stata riportata questa sera, riappropriarsi del territorio. Questa è la ricetta, secondo me, più efficace per affrontare situazioni come queste, visto che per l'appunto non si può sconfiggere il crimine perché alle volte non si hanno nemmeno gli strumenti per poterlo fare. Noi abbiamo parlato tanto del rapporto con le forze dell'ordine, ma c'è sicuramente, ma non c'è un vincolo tra l'amministrazione comunale, la polizia e i carabinieri, sono, diciamo, entità assolutamente autonome. La polizia locale è un altro discorso e potremmo aprire una parentesi su questo. Con le forze dell'ordine si hanno dei rapporti, ma hanno gerarchie, capi diversi. Il discorso della polizia locale invece è diverso, perché è l'organo di polizia, tra virgolette, del Comune di Milano. Sulla gestione, sul modo di utilizzare il corpo della polizia locale, anche in questo caso ci sono delle visioni molto diverse. Se voi andate a vedere su internet, su Facebook, Stefano Parisi qualche giorno fa ha presentato le sue prime 10 delibere da sindaco. La prima, la numero 1, è ripristinare il vigile del quartiere, cosa che anche qua la differenza tra la realtà e le statistiche, ovviamente, cosa che non, allo stato attuale non c'è, e basta farsi 4 passi, qua sfido veramente chiunque, il vigile del quartiere non esiste più. O se esiste, lo si trova davanti alle strisce pedonali a far attraversare le persone nel periodo di quando sono gli orari delle scuole, che va benissimo perché è età di Dio, cioè non è una roba che deve essere tolta il presidio degli incroci quando c'è l'entrata e l'uscita da scuola, ma non è la funzione precipua e non è la funzione utile secondo noi a cercare di andare a toccare le questioni che sono riportate in questa domanda. E quindi per ripartire in maniera virtuosa, ripartire anche da questo, lo cito perché per appunto non potrei tenervi qua a lungo sugli strumenti, le cose, le idee, i progetti che abbiamo per affrontare quella che viene considerata microcriminalità, un termine assolutamente sbagliato, perché quando uno si trova in una situazione come quella che ha vissuto il dottore che ci ha parlato questa sera, per le statistiche è microcriminalità, ma per chi subisce una cosa del genere, tanto micro non è.
se uno viene fermato da qualcuno con un coltello, è microcriminalità, però quando la sera si mette nel letto e ripensa magari alla lama che si è vista affilata, magari al pensiero di prendersi una coltellata, o peggio, non è micro. Quindi, io ho citato volutamente una cosa concreta, che però sicuramente non è risolutiva, ma è secondo me estremamente utile e segna un cambiamento sostanziale, ripartire tra le varie cose, ripeto, non è l'unica, tra le varie cose ripartire anche dal vigile del quartiere. Partirò stranamente dicendo che il mio collega Bassi ha ragione, negli ultimi mesi i vigili di quartiere sono scomparsi, confermo. Negli ultimi mesi sono scomparsi, precisamente sono scomparsi da metà novembre 2015. Oggi i vigili di quartiere a piedi che fanno servizio si possono vedere solo o presso i mercati o di servizio agli ingressi e all'uscita dalle scuole primarie. Per il resto, purtroppo, per un ordine del prefetto, la polizia locale non può più andare in servizio normale a piedi o in bicicletta sul territorio, ma deve andare comunque in pattuglia in automobile, quindi non li vedete più in giro a piedi perché sono sempre in giro in automobile, perché per le norme antiterrorismo devono essere tutti pronti a intervenire immediatamente su chiamata per emergenza particolare. Questo è un grosso problema che ho sollevato personalmente varie volte con l'assessore. Confido, spero che se verremo rieletti si riuscirà a scardinare questo punto, anche perché davvero avere i vigili che girano sul territorio a piedi è una cosa fondamentale, e credo che comunque anche l'avere il dirigente in municipio, come ho detto prima, possa aiutare. Poi è vero che le altre forze dell'ordine non rispondono direttamente al comune o al municipio, però nel 2015 abbiamo visto che con Expo il gran numero di forze dell'ordine in più che abbiamo avuto sul territorio, e si vedevano macchine della Polizia di Stato e macchine dei Carabinieri che giravano nella nostra zona, erano molto di più. Avevamo anche pattugliamenti a piedi delle stesse forze dell'ordine, hanno aiutato tantissimo sia nella percezione che nel abbassarsi dei reati, perché comunque le statistiche ufficiose dicono che nel 2015 i reati predatori sono diminuiti, mentre da dicembre 2015 stanno risalendo, perché purtroppo, oltre a essere andate via le forze di Expo, vi posso assicurare che ci sono state sottratte altre forze, sia di Polizia di Stato che di Carabinieri, che sono state portate a Roma per il Giubileo, come Roma aveva dato a noi forze per Expo, sono state portate là per quest'anno. Quindi una cosa fondamentale su cui lavorare come comune, su cui si sta già lavorando, ma che se verremo rieletti noi Sala farà sicuramente, ha già detto che lo farà, e c'è anche tutta l'attività dell'ANCI già in corso per avere un aumento delle forze dell'ordine sul territorio a Milano, un aumento della polizia locale che sarà anche lì, si sta studiando con Sala come valutare, perché sapete che c'è il patto di stabilità che impedisce le assunzioni. Alcune assunzioni che sono state fatte in questi anni comunque in comune sono state fatte nella polizia locale, che poi sono andate non sulle zone, e questa sarà una cosa da discutere, ma su reparti più specifici, più dedicati, ad esempio ai reati predatori o alle indagini sui reati sui mezzi pubblici. Sarà sicuramente fondamentale avere più personale in zona, tornare ad avere presenza di polizia locale, averla a piedi. Poi, come non concordare con quanto detto dal collega sulla presenza sul territorio di tutti, è quello che noi stiamo predicando da anni. In Piazza Ovidio stesso abbiamo cercato di realizzarla finanziando un progetto che doveva ravvivare quel giardino che è proprio di fronte alla farmacia. Abbiamo investito fondi per creare lì un'area scacchi, cercare di coinvolgere i residenti, i bambini, però è difficile, molto difficile convincere le persone a uscire e a vivere di nuovo il territorio. Abbiamo iniziato a farlo creando attività all'aperto, dove si possono fare,
una delle cose che abbiamo richiesto di recente come consiglio di zona, ad esempio, che può sembrare una cosa che non ha nessun collegamento con la sicurezza, ma è una colonnina A2A che eroga energia elettrica, di quelle che si attivano solo da richiesta, da porre in piazza Ovidio, in quel giardino, perché fare eventi all'aperto in quel giardino, che possano essere di musica, di presentazione di libri, di attività per bambini, con una sorgente elettrica che ti aiuta a installare impianti senza le spese e l'inquinamento di un generatore, aiuta a rendere quella piazza più viva. E questa è già una strada che abbiamo avviato. Vi posso anticipare che all'assessorato della Visconti hanno già dato il via libera, è stato approvato il bilancio. Sono 5 i luoghi di Milano in cui partiranno, della zona 4 in cui partiranno queste sperimentazioni, una è Piazza Ovidio. Confidiamo che la installino entro luglio. La prossima municipalità avrà questo per potersi aiutare nelle attività, perché far vivere il territorio è anche riuscire a portare attività per cui le persone hanno voglia di esserci, di uscire e di esserci. Non è solo il chiederglielo, perché poi chiederglielo è una cosa che invita al senso civico, all'esserci, però dobbiamo anche portare noi qualcosa per aiutarli ad esserci. La mancanza di grigi di quartiere effettivamente può dare libertà di muoversi alla delinquenza. Effettivamente quello che è successo al dottore segna parecchio, sì. Segna parecchio e ci fa capire come chiunque di noi fosse a posto suo non avrebbe reagito. Reagire così con coraggio è veramente fondamentale. Comunque, al di là di questo, che ringraziamo per quello che ha fatto, come dice Corrado, no, il nostro candidato sindaco, la nostra intenzione è quella di riportare più forza sul territorio, meno persone dietro magari a scrivere quant'altro, così bloccate contro scrivere le multe che magari potrebbero essere magari digitalizzate, e magari rendere più libertà di andare sul territorio alle nostre forze, ai nostri vigili, e magari anche presenze in borghese sui vari mezzi, o magari anche, che sarebbe anche questo auspicato, nei vari parchi o zone verdi che abbiamo nella zona 4, no? Perché nel momento in cui, come anche gli altri colleghi dicevano, se la gente è portata a scendere sulla strada, nei giardini e quant'altro, più c'è presenza e più forza dà la cittadinanza a questa delinquenza che non viene incentivata ad andare avanti. Più il cittadino riesce ad andare sul territorio, trassi bene, e questo avviene quindi dopo dei miei parchi che vengono riqualificati, comunque resi ad altezza di cittadino, dei bimbi, anche degli stessi cittadini che hanno cani, quindi vorrebbero zone addette a girare i loro cani come in altri parchi del sabato, non è purtroppo, non c'è più spazio. Però, oppure aiutare anche l'apertura. La nostra zona è piena di negozi che sono stati chiusi, magari cercare di andare incontro in qualche maniera a quelle piccole botteghe che potrebbero magari riaprire e riaprire, dare una luce alla strada, alla via in quel momento, aiuta. Scusa, mi è venuto spontaneo, come devono aprire? Magari aiutandoli, sì, con le cose burocratiche, no? Se una persona ha questa intenzione di magari riaprire una bottega, no? Se ricapirsi c'è la possibilità di finanziarlo o un qualche di tassazione. E comunque 5 Stelle, tu non so se hai notato, no? Ma 5 Stelle cerca di non tenersi, tra virgolette, i soldi per sé, ma se c'è qualcosa che lo stesso presidente o gli stessi consiglieri possono decurtarsi e darli a servizio del cittadino, lo fanno volentieri, ma dirvelo lo faremo. Lui, voi vedete che questo succede a livelli alti, ma succede anche a livello di municipio. Io o i consiglieri, se c'è qualche vitalizio che si può essere tolto, verrà tolto senza neanche batter ciglio, per dare la possibilità magari di andare incontro, no? E come sì, cercare di portare sul territorio il vigile, magari cercare di mettere, se è possibile, perché comunque la tecnologia c'è, di riuscire a avere qualche telecamera in più, però dietro magari uno staff che abbia bisogno di intercettare, vedere al momento quello che succede, quindi chiamare poi
ad intervenire le pattuglie che ci sono in giro, perché come diceva la dottoressa Bigatti, ci sono queste pattuglie, magari riesce ad avere un coordinamento più efficace, visto che la tecnologia c'è e si può usare, con la regia buona, una regia dietro, con la regia che veda quello che avviene nella zona, quindi qualche telecamera deve essere un punto più strategico, si aiuta sia il vigile dei quartieri che magari può andare tutte le ore, sia la pattuglia che viene quasi immediatamente chiamata, sia ad aiutare il cittadino o quello, il commerciante che ha molti problemi. Comunque sì, l'emergenza esiste, è già fatto insieme, gli osservatori sono per questo, e questo è uno dei modi che il nostro appunto, presidente Corrado ha già fatto presente. Allora, anche perché la critica rispetto al fatto che i vigili di quartiere non ci siano più è stata ovviamente condivisa e aggravata dal fatto appunto di questo decreto, credo che sia una norma approvata dal prefetto a seguito degli attentati in Francia, da quel periodo che vedete anche di fronte alle sedi del comune, piuttosto che alla presenza fissa o se andate in via larga il fatto che ci siano delle metal detector o comunque strumenti di controllo, al di là di questo. Però secondo me noi dobbiamo comunque intanto pensare a un'altra cosa, pensare di evitare che si arrivi all'esasperazione che i cittadini pensino di farsi giustizia da sé. Questa è una cosa che purtroppo mi ricordo era venuta fuori anche nella riunione del comitato che avevate fatto tanto tempo fa, non perché è comitato ma perché ci sono delle voci, siccome le voci vanno ascoltate per dare la risposta c'erano. Noi dobbiamo trovare tutti gli strumenti per evitare che si arrivi a questa forma, che le persone si facciano giustizia da sé, con tutti i problemi connessi. Allora, secondo me bisogna partire dalla prevenzione. Noi abbiamo una zona dove nel giro di 200-300 metri abbiamo un commissariato dei carabinieri, un commissariato di polizia e abbiamo l'autoparco. Allora, il solito problema è che quando si chiama non c'è coordinamento, ora che arrivano, arrivano dall'altra parte, eccetera, eccetera. Quindi, e sono sempre problemi, osservazioni emerse in tutti i comitati, in tutte le riunioni, eccetera. Quindi un maggior coordinamento attraverso questo. E quindi coordinamento vuol dire anche tempestività. Non è possibile che se succede qualcosa in via Quintiliano arrivino a commissariato di fronte, arrivino dall'altra parte di Milano. E questo è un primo problema. Secondo, parlavamo di vigile del quartiere. Una proposta che noi facciamo è il ripristino del presidio fisso di Via Salomone. Via Salomone c'era un presidio, è stato tolto, noi intendiamo che ci sia... piacerebbe, e questo è il nostro obiettivo, che venga ripristinato. Sappiamo che l'area intorno a Salomone delle case è problematica per tutta una serie di situazioni che non voglio elencare, nonostante ci sia, ripeto, una caserma dei carabinieri accanto, ma quindi questo potrebbe essere un primo deterrente. Il secondo, se i vigili di quartieri vengono ripristinati a fare il loro dovere, quindi a stare in giro, a pattugliare, rappresentano gli interlocutori per il cittadino, sono sempre gli stessi che girano e noi ci possiamo rivolgere a loro per segnalare qualsiasi problema, dal fatto delle multe che vengono date e che non vengono date a tutte le situazioni, e questo è un modo per prevenire, per stabilire contatto con le forze dell'ordine, in questo caso la polizia locale. È chiaro che però bisogna avere le risorse, quindi per avere le risorse, per assumere personale bisogna avere le risorse, bisogna cambiare anche degli orari, i vigili di quartiere sono attivi dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica non ci sono, quindi perché non estendere anche questo? Bisogna avere più personale, bisogna chiedere finalmente un patto, rompere e chiedere la proroga del patto di stabilità che ha ingabbiato tutti i comuni indipendentemente dal tipo di giunta. Cioè, non ti puoi mettere e darti solo, faccio una nota polemica per quanto riguarda con l'Expo, sì, hai la possibilità di derogare, finito l'Expo, ritorniamo come nulla fosse. Quindi, ci vogliono i soldi, ci vogliono le risorse, un progetto, un primo esempio tangibile che i cittadini vedono per ripristino per quanto riguarda la postazione di Via Salomone, e per quanto riguarda il resto naturalmente la prevenzione, il maggior coordinamento delle forze dell'ordine. Mi sembra che questo sia più che sufficiente, magari non risolve subito, però ripeto, dato che il degrado non è solo quello che abbiamo detto, ma c'è anche il degrado sociale che può spingere a dei comportamenti di un certo genere, lo vediamo perché la cronaca, non solo nel nostro quartiere, ma in TV è piena di persone che si fanno giustizia, oltre che hanno altri comportamenti, noi dobbiamo arrivare a eliminare qualsiasi forma di esasperazione che porta a questo. Secondo me la giustizia fa da sé, fa da sé, sì, scusate, non va bene, dobbiamo fare in modo che questo venga preso.